Ok, allora magari possiamo anche aumentare il limite dei clan. Tanto avevo abbastanza denari e vestiti per farlo. Ok, ah, però dovrei iniziare a fare un po' di parchment. Sì. No, di parchment, di cloth. Il cloth lo faccio con... Faccio il cloth con wood collectors, shepherds... Non con loro, direi. Non mi ricordo più come si faceva. La stoffa. Weavers. Weavers e anche tailors. Quindi mi servirebbe un tailor, in effetti. Allora, miglioriamo intanto la professione del tailor. E dopo farò qualcuno. Taylor, ma prima ho bisogno di questi steel tools. Allora, tu sei qua. Volevo andare ad attaccare questa miniera. Capture, yes. Voilà. Tu continui le tue brave esplorazioni, pieno di banditi. Vediamo di allontanarci un po'. Tu vai di qua, esplora qua, che ti devo dire. Forse non era neanche il limite orientale questo. Fine turno. La schiena. Oh, abbiamo incontrato l'imperatore Graziano dell'impero romano d'Occidente. Vediamo di incontrarlo. Eccolo qua con questa tenuta un po' da guerra. Vabbè, solita frasetta. E vediamo. Un ciao. Ah, qui. Ok, eccolo qua. Quindi è in questa zona. Andrò subito a esplorarlo col mio buon Clan Conrad. Quindi Clan Conrad, vai di qua. Perfetto. Allora, ho conquistato questa cosa. Vediamo se è effettivamente mia. Iron Mine Occupied. Ok. E allora andiamo a conquistare anche questa fattoria. Sì, direi proprio che mi farò dei giri qua a conquistare roba. Lasciata libera dai miei avversari. Mi viene il dubbio l'upgrade delle professioni, o meglio l'insegnamento delle professioni, sia stato cancellato dai miei tentativi di espandere il mio dominio. Potrebbe anche essere così, ma è una mia pura ipotesi. Ma tutte le unità possono essere espanse in questo modo. Hai capito? Cioè, tutte le unità abitative possono espandere la loro area di influenza facendo così. Ok. Buono sapersi. Voi che mi avete seguito fino a questo momento, adesso sapete che si può fare così. Allora, vediamo. Questo qua è bloccato, quindi mandiamolo a vedere quanta protezione c'è. Ok, a cavalieri. Tu vai di qua. Vediamo se troviamo anche l'altro impero romano. Finiamo turno così, tantissime zone inesplorate da queste parti. Ok, non stiamo studiando una professione, studiamo un... Ma cosa potrei studiare adesso? Strelli, ce ne ho di scriba, tra i miei clan, non credo. Se lo addestrassi come scriba. No, ma già menestrello va bene così. Posso fare l'upgrade, che è free tra l'altro. Tiè. Ok. Allora tu cosa andrai a fare? Vai a sud. Ok, non c'è molto. Allora ti manderò un po' a ovest dopo. Beh, inizia già la tua marcia. Tu sapevi già che dovevi andare di là. Uff. No. Solito problema. Viewers, cosa fanno questi? Ok, ma facciamo questo così per avere dei carpentieri ancora più bravi.
Attila degli Uni ha un messaggio per me. Dice, facciamola finita sul campo di battaglia, va bene. Sono lì apposta. Non credo che tu abbia neanche delle unità militari per fare una cosa del genere, ma se proprio vuoi. Allora, questa la conquistiamo. Vediamo, non può muoversi. Porcaccia la miseria. Allora, not training clan. Allora, avevamo detto. Allora, abbiamo fatto Brewers qua. Perfetto. Allora, tu dovresti. No, tu dovresti fare il weapon. Il toolsmith. Toolsmith, no. Steel toolsmith. Ok. Fa steel maker. Tu invece sei glass maker. Glass maker, cos'è che faceva adesso? Non mi ricordo più. Ok. Duplica la produzione di cibo. Va bene lo stesso. Allora, Aymeric lo facciamo cambiare così. Ok. Fine turno. Ok, abbiamo iniziato a produrre alcol adesso. Perfetto. Giunta la carovana, dell'alcol non abbiamo bisogno, compriamo un po' di olio. Compriamo anche un po' di steel armor, ho abbastanza denari, sì. Ah, non le ho vendute, che imbecille. Vabbè, pazienza, lo ricomprate a prezzo maggiorato, ma non importa. Upgrade caravan perché non posso farlo? Ah, perché è già al massimo. Poi venderò un po' di ferro. Ok, compriamo un po' di armi sicuramente, anche armi di base, ma fanno sempre comodo. Ok, di tu ne ho abbastanza, ho comprato qualche arma, posso ancora espandere la mia fortificazione. No, ho già fatto abbastanza. Vediamo questo se posso. Così, Boeing. Non funziona, come mai? Non mi espande. Questo? Ok, qua me l'ha espanso giusto. Poi vediamo, posso espandere anche questo, vediamo. Boeing, sì. E espandiamo anche questo a questo punto. No, non posso perché è ancora occupied. Ok, andiamo a conquistare questo. Non posso conquistare questo? No, forse perché è pillaged. Oh, vabbè, non importa. E tu vai a distruggere questo campo di banditi. Tu vai di qui. Ehi, come fai? Che strada vuoi fare? Se provassi ad attaccare, no, non posso attaccare. Dovrei dichiarare guerra e poi attaccare. Vediamo quanta gente qua. 3. Ok. Vediamo se il prossimo clan posso trasformarlo in qualche soldato. Turno. Tu aspetta lì. In campo. Ah, era meglio dig in, ma non importa. A questo punto. Vabbè, tu ti sei già mosso, direi no, non ti sei mosso perché non puoi andare per di qua. No, niente, vabbè. Ok, adesso abbiamo uno steel toolsmith e iniziamo la produzione finalmente di strumenti di acciaio. Facciamo training clan e a lui diamo come professione che cosa ha lui di caratteristiche. Obedient e thorough. Thorough. Training time increased by half. Vabbè, lo addestro ad essere qualche militare, dai. Bel man at arms. Ma sì, dai, dai. Quanto ci impieghi? 11 turni! Porcaccia la miseria. Quanti? 15 stone blocks. Beccati tutti gli upgrade possibili, grazie. Tu perché non puoi avere upgrade? 30 boards. Se non ho 30 boards. Perché non ho abbastanza boards?
Ce le ho le boards, allora perché non posso fare l'upgrade? Vabbè, non importa, tutti fare un bel dig in. Village, grazie. Ok, il clan Howell, ghiottoni e terrorizzati dall'acqua. Not Sunny Protection, boh, facciamo qualsiasi altra cosa, non importa, tanto siamo sempre lì. New clan has joined. Ah, anche Orbo da un occhio. Ok, lasciamoli così per il momento. Ok, non c'è molto da esplorare in realtà. Forse però in questa zona ci sarà ben qualcosa da vedere. Ma tu hai fatto quello che dovevi. Andiamo a conquistare questa segheria e questa fattoria. Boh, fammi un giro un po' largo magari. Ma no, tu devi andare qua sotto, non rompermi le scatole, sai? Ok, così. Fine turno. E non siete ancora pacificati voi? Perché non produce? Iron Mine, qual è il tuo problema? Forse perché finite ora l'acciaio? Facciamo abandon. Vediamo cosa succede. Era una mina, era una miniera per cui potrebbero essere anche finite le risorse. Allora vai di qua, di qua, di qua e su. Niente, vabbè. Blech. Fine turno di nuovo. Ok, frigid and dry winter. Che altra professione possiamo tirare in mezzo? Beh, i knights, direi. Close. Clan, non puoi andare qua, no? Sì. Ok, qua non c'era più nulla in effetti da tirare insieme. Quindi l'idea sarebbe quella di andare su di nuovo e cercare una nuova miniera da costruire. Vediamo se c'è qualcosa da queste parti. Non mi dispiacerebbe avere un clan esploratore, però. Vediamo se c'è qualche miniera. Beh, c'è la miniera d'oro. Guardala qua, perfetta per te. Tu mi vai di qua. Buff. A volte non capisco come mai ci impieghino 4 punti turno per muoversi. Non so perché, se è forse perché è sotto l'influenza di questo clan. Però non mi è molto chiaro, sinceramente. Ok, ma ho incontrato Drest dei Pitti. Non so dove, forse è di là. Che carovana tornata. Compriamo ancora un po' d'olio e l'olio lo sto già producendo, no, produco alcol. Produce 40 olive e come mai? Va tutto in cibo queste 40 olive? Ma normalmente sì. Vabbè, non importa. Tanto se voglio costruisco un spremitore di olive e a quel punto ottengo quello che voglio, nel senso che le olive necessarie per la produzione di olio vengono usate per quello e non per il cibo. Diamo una risposta ai cari Pitti, diciamo ciao, che mi hanno risposto con un clangore di armi, ma suppongo fosse un loro gesto amichevole. Siamo ottobre, vediamo il clan che posso spostare. Tu. Qui un fiume maggiore.
Vediamo sti romanacci. Cosa vogliono da me? Dai, allora torna qui alla miniera d'oro, dai, forza. Clan Theobald può essere potenziato. Qui cosa c'è? Una piccola insenatura. Ma mi pare che non mi porti nulla di interessante. No, in effetti era semplicemente il delta di un... No, il delta, l'estuario di un fiume. Che questo fiume è impassabile, devo andarci attorno. Chi ho mosso? Tu, porca zozza. Volevo attaccare questa fattoria io. Solo perché clicco sul destro mi becca già l'ultra unità. Ma cacchio. Dovrebbe esserci almeno il focus su tale unità. Ok, catturiamo questo logging camp. E tu, ti ho già detto che dovresti andare via. Da qui e andare verso nord, verso le miniere d'oro. Tu esploratore, hai problemi di cibo, per cui fai... Vabbè, niente. Andiamo a sud, vediamo cosa troviamo. Ci mettiamo qua, perfetto. I nostri cari triremanti e niente, ok. Ok, il clan Radulf miserabile, perfetto. Alboino ha deciso di offrire tributo ad Attila. Ma Attila è ridotto a pezzi, come può chiedere un tributo a chi che sia? Vabbè. Nuovo clan si è unito a noi, clan è miserabile, quindi non ha intenzione di attaccare altri clan. Vabbè, pazienza. Studiamo una nuova professione che potrebbe essere Quarter Martyrs, cosa succede? Ah, ok, beh, potrei migliorare i miei guerrieri, però non ho intenzione di farlo. Bah, Masteri della cerimonia non mi interessano, Brewers sono già al massimo, Agriculture, siamo a posto, Beekeepers no, Oil Pressurers, ci sono dei... Ho il cultivar a questo punto. Sì, studiamo loro. Tu fai encamp. Prossimo qui. Beh, potrebbe attaccare questi. Non ho vinto? Come mai? Pazienza. Ok, fine turno. Ah, ok, trovato il pesce, perfetto. Tu stai qui. Tu... Dovrei riuscire a vincere, no? Sì, catturiamo anche questo. Ok, e poi abbandonerò entrambi gli accampamenti e li porterò a nord. Ok, tutto a posto. Clan Ingel desidera qualcosa. Cosa desidera il clan Ingel? Professione fuori dalla... Ok, beh, te lo posso anche far fare, anche perché tu sei un pollice marrone, per cui non dovresti neanche essere nei campi tu. Vabbè, appena si potrà fare qualcosa, ti farò fare. Cosa ti farò fare? Oh, il guerriero, direi. Perfetto. Clan Idol, tu riposati qua. Devo far curare a nord. Tu stai qui e ho come l'impressione che... Ah no, non me l'hanno catturato. Sì, mi hanno catturato un clan qua sotto. Porca puzzola. Ah, vabbè, dovrò mandare una spedizione a salvarli, magari di cavalli. Ok, vabbè, pazienza. Forse
Foraggio. Ok, adesso il mio bel Man at Arms. Ho perfino ricevuto un tesoro da Roma, cosa che non mi serve al momento. Clan Ogier è un Man at Arms. Allora, lui, loro, li spostiamo. Tanto qua ci sono montagne, per cui è inutile che fai così. Tu rimani qui. Tu rimani qui. Ok. Anche questo clan sta soffrendo perché ha freddo. Quindi devi tornare qui. Ok. Dig in. Settlement non sta facendo nulla. Allora potrei fare lui come... Che professione potrei dare a lui? Sì. Allora loro do la professione. Di fare Bladesmith o Steel Weaponsmith. Vabbè, tanto adesso andiamo tutti sulle armi di acciaio, per cui facciamo così. Ah, c'è qualcuno che posso migliorare? La nostra bera può essere migliorata grazie a 30 boards e 20 steel tools. Eccola qui. La produzione di alcol dovrebbe essere aumentata e anche di parecchio. Al momento non produce perché penso che non ci sia produzione di cereali. Camp. Sarebbe anche utile se facessero la possibilità di fare un encampment per tutto l'inverno, così non dover fare ogni turno questo discorso, ma vabbè. Piccoli suggerimenti che do. Ok, adesso posso addestrare gli oil cultivars. E faccio anche tutti gli upgrade del caso. In camp. Hop. Tu puoi muovere qui. Ok. Tu puoi stare lì. Sì, direi. Fai anche tu dig in. Vediamo un attimo se si possono merge all armies. Eccole qua. Perfetto. Così mi piacciete. Fortuna che doveva essere secco l'inverno, ha nevicato un sacco. Okay, allora tu sei pronto a muoverti? Sì, vediamo un po' com'è l'impero romano a questo punto. Vuoto per il momento. Allora tu torni su, grazie, per andare a ripararti, per andare a fare un po' di conquista nelle terre del nord. Tu devi aspettare ancora un turno perché sei senza risorse. E siamo a posto. Ok, i Sassoni hanno un messaggio per me. Mi dicono che sono un po'... Ah! Indifferenti. Vabbè, pazienza, peggio per voi. Estate calda. Idle clans, li mandiamo qua. Voglio fare sta miniera d'oro, dai. Tu esplorami Roma. Ehi là! Quella! Leptis Magna. 2000 villaggianti e più 2 tesoro. Ok, interessante. Però hanno delle fattorie pre età dell'acciaio, per cui non so io. Se sono effettivamente forti o meno, perché ho notato, ho letto anche nei forum che i vari clan e le varie tribù nemiche, Roma compresa, parlano
pare non sviluppino professioni oltre l'età del ferro, per cui ovviamente io andando nell'età dell'acciaio posso sconfiggerli facilmente e quindi vabbè, a conferma di quanto sia incompleto questo gioco. Vediamo, ci sono delle strade, delle strade qua non sono, qua cosa c'è, vediamo, Roman Road, ok, Clans, vai su a north, sul nostro encampment, sarebbe bello avere anche un tastino da qualche parte per farli tornare a casa, allora tu ti puoi, devi curare, perfetto. Fine turno. Vediamo se il prossimo clan che arriva, aggressivo e rustico. Ok. È arrivata una carovana, da cui compriamo sicuramente un po' di armature. Sì, e anche di armi. Perfetto. Compriamo anche dell'olio. Ok. E anche del barley, ma sì, dai, anche un po' di orzo. E cavalli da guerra, perché non li stiamo più producendo? Forse perché ho cambiato professione a chi li sta facendo. Ok, vabbè, ma al momento non posso fare molto. Comunque aggressivo sarà sicuramente un buon soldato. Allora, avevo detto dig in, perché non avete continuato a farlo. Tu continua la tua esplorazione, ma se vai sulle strade romane, questa che città è? Cartago Nova. Non hanno neanche esplorato tutto. Ma quale strade sembrano funzionare effettivamente? Questa cos'è? Cartago. Ok. Ok, aprile. Dolce scoprire. Ok. Però è vasto questo impero, effettivamente. Massilia. Facciamo un upgrade anche dei... vediamo che cosa... Steel Weaponsmith, direi, sì. Questa che città è? Lugdunum. Però è ampissima la mappa di gioco. Tu devi invece andare al nostro caro... accampamento. E allora potrei anche iniziare a pensare di fare guerra a questi qua. Clan Ingel si è arrabbiato. Ah, vabbè, perché ti avevo detto che avresti cambiato professione. Beh, devi abbandonare intanto questo. E anche questo. In ogni caso, no, aspetta, 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 che potrei continuare la produzione qua, io in realtà. Cancel. No, ma tanto tu devi farlo, sì. Però tu potresti costruire un logging camp. Ma no, ma chi se ne frega del logging camp? No, perché cancel, abandon, ok. Ma sì, dai, ma riportati là e riconvertiti in qualche altra professione. Tu continua la tua esplorazione, cos'è questa? Aquileia. Ah. E ok, ci siamo. Settlement is idle. Ah, lui è un clan Badoer. Tu potresti trasformarti in un soldato. No, perché non ho abbastanza armi. Peccato. Che tu potresti essere soldato, ma no. E tu diventi un oil cultivar, grazie. 17 turni?
Neanche per scherzo ti faccio fare una roba del genere. Tu hai bisogno di fare qualcosa di molto molto semplice. Wood collector no. Pa-pa-pa. Rancher no. Reaper no. Fistmaster. Non mi interessano queste cose qui. Farti fare Tinker. Effettivamente sì. Merchant. Tailor, quanto costa farti Tailor? Dove sono i Tailor? Ehi là, dov'è Tailor? Eccolo qua, 12 turni. Couturier, 17 turni, un po' troppo per voi, signori. C'è niente di interessante qua. Mi conviene farle fare una professione militare anche sto qua. Oh no, potremmo anche pensare di fare qualche cosa legata alla produzione. Sì. Tipo no dredger, perché non credo serva molto. Vediamo. Diggers, no. Smelter. Doppia produzione di ferro, ma non mi serve. Vediamo una cosa che migliori la produzione di armi, di acciaio. Ma nessuna in realtà. Coal maker non mi serve. Facciamo smelter, dai, tiè. Ok. Produzione è ormai elevatissima di tools. Ci manca solo l'armor smith per le armature. Steel weapon, cambiamo anche questo, ok. Clans bloccati, vediamo. Questi sono sassoni e questi sono slavs. Come siamo messi con i vari cosi? Non lo so, ma andiamo a conquistare questi qua. In ogni caso, allora voi tornate alla casa base. Da bravi fanciulli. Ah, non si può muovere lui. Ah, perché è wreckage. Oh, fa. Giro. Beh, va verso casa. Non è così difficile, no? In realtà tu dovresti... Oh, ok, stai andando verso lì. E sei giusto. Ok, ragazzi. Se mi avete seguito fino a qua, vi ringrazio tanto. Se volete che continui, per favore lasciate un commento e potrei andare avanti ancora un pochino, non tanto, però vi avverto già che non so se resisterò ancora a lungo. E in ogni caso, grazie per avermi seguito e se continuerò, ci vediamo fra qualche giorno, altrimenti con At the Gates, altrimenti ci vediamo comunque con qualche altro gioco. La sigla, eccola qua.
Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e lasciate un commento. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e se vi va, veniteci a trovare su allgamesitalia.net o sui nostri profili social. Io sono Ojo e vi do appuntamento al prossimo video.